Amici e amiche di GP1, siamo qua a Misano per la presentazione del round della Superbike con un grandissimo Danilo Petrucci. Ciao, ciao a tutti. Allora Danilo, Misano io mi ricorderò sempre dai tempi della MotoGP, tornando un attimo indietro, quella sfida con Marquez sul bagnato che lui ti ha attaccato là all'uscita dell'ultima curva e poi arrivare a tirarti la staccata, e lì c'era tutto il pubblico che ti spingeva. Me lo ricordo bene anch'io, perché ho detto per almeno 15 giri ho detto vinco il mio primo Gran Premio in Italia. Invece all'ultimo giro è tornato su, fece il giro veloce all'ultimo giro sul bagnato. Sì, me la ricordo, una sconfitta bruciante. Però dai Danilo, poi ti sei rifatto con gli interessi al Mugello, sì. Quando sì, dopo, l'hai restituita. Dopo un paio d'anni sono riuscito a batterlo e a vincere in Italia lo stesso. Però ecco, insomma, di Misano mi ricordo quella bella gara lì, è stata lunghissima perché pioveva tantissimo. Però me lo ricordo sempre con piacere, poi c'è sempre tanto pubblico, quindi devo dire che dopo l'anno scorso in America mi mancava un po' l'affetto del pubblico, di correre davanti a tanta gente, e già un po' in Australia, in Indonesia ho rivisto tante persone a vedere la gara, è stato bello. Danilo, ti chiedo, adesso è iniziata questa nuova avventura qua nel mondiale Superbike, allora ai test di Portimao sappiamo benissimo che lì è stato un momento penso molto complicato, però io davvero, come molti hanno sottolineato, Petrux ha fatto qualcosa davvero di strepitoso arrivando ad essere il miglior pilota satellite independent a Mandalika in un weekend che doveva forse essere il peggiore di tutto l'anno. Sì, nelle gare caldissime in Asia non avevo mai raccolto granché, quindi mi aspettavo di fare un po' di fatica, soprattutto in una pista che non ho mai visto, abbastanza complicata, monotraiettoria, e alla fine però un lungo processo dai test a venire qua fino a Mandalika mi sono trovato sempre meglio sopra la moto, abbiamo fatto delle modifiche che mi sono piaciute e mi sono sentito meglio effettivamente, e siamo riusciti un po' a far vedere quello che possiamo fare. È chiaro che l'obiettivo, sarò contento quando sarò sul podio, però non è assolutamente facile, il livello è altissimo, anche le moto sono molto competitive, anche la nostra sicuramente è veloce, però c'è da capirla, insomma, come ho detto tante volte, la difficoltà che c'è nel mio caso è comunque mettere 90 kg sopra la moto, e son tanti di più rispetto agli altri. Danilo, ti chiedo questo, Superbike è un nuovo mondo per te, tu in passato eri stato nella classe regina, però nuova avventura e tutto, ti chiedo che idea ti sei fatto di questo ambiente, soprattutto so che ti piace molto la Super Pole Race che si fa la domenica mattina, si prende da darle? Sì, è un format totalmente diverso da quello che ero abituato, sono tre gare a weekend, ma soprattutto le gomme Pirelli sono talmente prestazionali fin da subito che ti permettono una grandissima fiducia, una grandissima velocità fin dal primo giro. È chiaro, se le conosci sei confidenza, io che per me sono abbastanza nuovo di questo, non ho ancora tutta questa confidenza, soprattutto all'inizio, e quindi soprattutto nella Super Pole Race prendo una marea di mazzate, devo dire che è stato un po' uno shock, soprattutto in Australia ma anche in Indonesia, e c'è stato subito un contatto alla prima curva con Lowe's che mi è entrato dentro gli scarichi, e devo dire che da lì dopo è stato tutto un po' più difficile, più che altro perché essendoci tre gare a weekend, secondo me molti piloti ci provano, nella gara corta soprattutto ogni curva è l'ultima curva, e devo entrare un po' in questa forma mentis, anche se comunque faccio un po' fatica a capire un sorpasso che sai benissimo che non ci stai dentro, che vai lungo e porti fuori anche un altro, ma perdendo
entrambi i piloti perdendo posizioni, quindi soprattutto in una gara corta la paghi molto. Però dai, sono convinto che facendo un po' di chilometri riesco a sfruttare il potenziale della moto e delle gomme fin da subito, e quindi magari può non essere più un problema come lo è stato queste due gare. Danilo, ci siamo lasciati alle spalle Australia e Indonesia, però si torna subito in pista a Barcellona per i test. Sei già andato a Borgo Panigale, questa Ducati l'abbiamo già messa un po' a posto, sella abbassata, serbatoio. Sì, stanno facendo perché comunque rispetto a quanto tanti pensano il serbatoio ormai non è più davanti dove ti appoggi, ma è sotto la sella, la maggior parte della benzina è sotto la sella. E comunque l'anno scorso entrambi i piloti Ducati sono molto piccolini, quindi certo, avevano bisogno di un trasferimento di carico maggiore, cosa che per me invece era l'opposto. Quindi con il team Barney e con la Ducati stiamo lavorando per cercare di mettermi più comodo sopra la moto e soprattutto fare qualcosa che può aiutarmi nella guida, e perciò abbassare il centro di gravità, abbassare il baricentro, penso che possa essere una soluzione che funzioni. E perché in passato aveva anche funzionato, dai. Sì, era dita, diciamo, dai, che aveva, era la cosa, era sostanzialmente la sella che avevo in America, perché avevo la moto 2021 che, certo, correva Redding, e quindi aveva bisogno della mia stessa cosa. Però quest'anno, dall'anno scorso, non c'è stato più bisogno, e perciò penso che possa essere un aiuto, e l'avevo usata anche in MotoGP e era stato un aiuto, quindi penso che possa funzionare. Io ti chiedo anche questa cosa, Danilo: prima dell'inizio del mondiale avevo intervistato Zambenedetti, che come ben sappiamo è responsabile Ducati, che cura tutta l'attività Superbike, e lui mi aveva detto non fatevi ingannare, perché Danilo non è su quella via di Redding, ma siamo più in direzione Bautista. E uno magari dice: ma come? Cioè, Danilo magari si avvicina un po' più alla dimensione della corporatura di Scott, e invece prende la via di Alvaro. Sì, a livello, diciamo, di guida sono due piloti molto, sia Scott che Alvaro, sono due piloti molto particolari che vanno un po' lontani da quello che è la loro stazza, perché Alvaro guida una moto, soprattutto io, molto molto dura, mentre Scott guida una moto molto corta e morbida, e perciò io invece sono uno che, diciamo, è molto forte in frenata, ho bisogno di molto supporto, e perciò, diciamo, la frenata è uno dei miei punti forti, e perciò, diciamo, a livello di tarature, di queste cose qui, sono più simile a Alvaro. E poi è chiaro che Alvaro adesso sta facendo un lavoro incredibile sopra la moto, sta sfruttando al massimo tutto il potenziale della moto, e i risultati si vedono. Però sì, come dice Zambenedetti, diciamo, sono più simile a quello alla moto che usa Bautista di quella che non usava Redding. Ascolta, tu sei un bello staccatore, Toprak anche lui, però è più bello di te come staccatore. Sì, è difficile passarlo in frenata, diciamo che ti devi inventare qualcosa di diverso, e ancora non ci sono riuscito a passarlo, però vedendolo, seguendolo anche nelle prove, sono state delle volte che magari mi sono stato dietro io o mi sono dietro lui, però sicuramente ha una moto fatta apposta proprio per frenare, e si ferma tantissimo quella moto, e lui lo sfrutta al massimo, e anche lui è un grandissimo pilota, devo dire. Ti chiedo, Danilo, dopo quel test di Portimao cosa hai pensato? Dove metto le mani adesso, perché comunque lì in quel test lì non ha funzionato veramente niente, più che altro ci ha portato fuori strada, certo, perché avevamo delle idee che non hanno funzionato, ma d'altra parte non ha funzionato proprio niente in quel test lì, non so per quale motivo, però fortunatamente è alle spalle, e diciamo abbiamo fatto finta di non esserci andati a Portimao. In Australia abbiamo ricominciato come se non eravamo andati a Portimao, quindi ha funzionicchiato, ecco. Ti chiedo, Danilo, tu sicuramente sei uno dei piloti più amati nel mondo delle corse. Noi ovviamente a Danilo lo ringraziamo perché è sempre gentilissimo, si presta sempre tutto, da un po' ci porta anche a casa e tutto. Ti chiedo, da quel Petrux in MotoGP con Ducati a questo con Ducati in Superbike, cos'è che è cambiato? È cambiato
comunque quando sei nel team ufficiale in MotoGP devi vincere. È chiaro che quando sei lì che ci riesci, che sei vicino, va tutto bene. Dal momento che poi non sei più, non dico nemmeno nei primi 5, ma nei primi 10, diventa un grosso problema. E nel 2020, l'anno del Covid, è cambiata sostanzialmente la gomma dietro. Quello mi ha messo molto in difficoltà, si è ammorbita molto la carcassa e ho fatto veramente fatica ad essere veloce. E quando non sei più veloce, cerchi di far di più, certo, sia in pista che fuori, e quando vedi che le cose non vengono ti butta giù veramente, soprattutto perché è un campionato dove ci sono le migliori case, tutti pretendono molto da tutti, e ero arrivato a non sapere più che cosa fare. E l'anno in KTM è stato terribile, perché comunque non avevamo assolutamente la moto come quella del team ufficiale, e sia io che Lecuon abbiamo sofferto tantissimo, però alla fine sono andato a farla a Dakar grazie a KTM, quello mi ha ridato un grosso spirito. Sono andato in America, ho visto che ancora ero capace di guidare la moto, e allora ho detto perché non provare a fare il mondiale superbike con una moto vincente, e penso che sia stata la scelta giusta. Però di certo c'è di diverso che sono un po' più vecchio, e questo mi ha almeno dato un po' più di coscienza di me stesso. La sto prendendo con molta più calma, con molte meno aspettative, e soprattutto di godermi di più quello che sto facendo, che è una cosa bellissima, e avevo perso un po' questo spirito. Ti chiedo anche, siamo all'inizio, appunto, abbiamo detto, ti vedi qua per un po' di tempo oppure una toccata di fuga? No, vorrei star qua, più che altro perché sono tornato, sì, chiaro non ho aspettative per quest'anno, ma come ho detto tante volte mi piacerebbe essere uno di quei, mi sembra, 18 piloti che sono riusciti a vincere almeno una gara da una parte e da un'altra, cioè una gara in MotoGP e una in Superbike. Al momento è difficile, non dico che è impossibile, però non siamo non possiamo vincere adesso, ci vuole un po' di tempo, però vorrei capire se riesco a vincere una gara, magari qualcosa di più, nell'arco di 2 o 3 anni. Sono qua per questo, non è che mi nascondo, e poi soprattutto mi piace correre con le moto, sì che ho sperimentato un po' tutte le moto, quindi diciamo che posso correre un po' dappertutto, però è chiaro che mi piacerebbe correre un po' di anni in Superbike. Ultima domanda, l'hai visto Iannone sulla Panigale V4? Ho visto. Sicuramente qualcosa si inventerà, mi piacerebbe che tornasse a correre, comunque avendoci corso insieme è un grossissimo talento. Spiace per quello che è successo, però sì, sicuramente secondo me torna Andrea. Danilo, grazie, sei stato gentilissimo, grazie. Come sempre, ci vediamo, dai, tutti in pista ad Assen per la prima gara in Europa, e poi dai, poi c'è Misano, io penso che qua a Misano lo scorso anno al VDV mi ricordo che arrivavi dall'America, sì. C'era più gente davanti al tuo box che davanti a molti altri. Sì, non vedo l'ora di tornare a correre in Italia, veramente. Grazie Danilo. Grazie.